riforma sanitaria, lei pensa a una ristrutturazione, diciamo, una nuova riforma, vero, in toto, su questo, perché dice, è stata fatta una cosa Allora, già vecchia. è Perché stata fatta ritiene così? una scelta che dal punto di vista dello sviluppo del pensiero scientifico in ambito di pianificazione, pianificazione sanitaria è sicuramente obsoleto. Io non vorrei impiccarmi sul concetto facciamo una nuova riforma o una vecchia riforma, ritorniamo indietro. Facciamo funzionare le cose. Allora, l'errore fondamentale dal mio punto di vista fatto in questa riforma è stata quella di mettere nelle stesse aziende gli ospedali, in particolare gli ospedali cosiddetti di hub, quelli grossi, quelli di riferimento, e il territorio, immaginando che questo significasse mettere gli ospedali a servizio del territorio, metterli assieme. Adesso, se mi fa raccontare un aneddoto che è famosissimo, l'aforisma di Shaw, no? Che c'è questa signora molto avvenente, molto bella, che va a sentire una sua conferenza, resta estasiata dal ragionamento e poi avvicina Bernard Shaw e gli dice: io vorrei fare un figlio con lei, pensi se avesse la sua intelligenza e la mia bellezza. E Shaw dice: ma c'è la stessa probabilità che abbia la mia bellezza e la sua intelligenza. E così, E ci mettere sarebbe insieme guaio. gli ospedali e il territorio, loro dicono che significa dare le logiche e le priorità del territorio all'ospedale. Nella realtà vale esattamente l'aforisma di Shaw e significa che tu hai dato le logiche dell'ospedale al territorio, l'esatto contrario. Ed è quello che è successo.